verso il settore orafo tra pregi e difetti? Il settore orafo naturalmente è un settore trainante per la nostra economia. In Italia ci sono circa 30.000 aziende, oltre 100.000 addetti, un giro d'affari complessivo di circa 10 milioni all'anno, in Campania, che è uno dei poli ovviamente della gioielleria italiana, che è rinomata, lo ricordiamo, è rinomata, è riconosciuta in tutto il mondo. I pezzi di gioielleria fatti dai nostri artigiani sono, tra le altre cose, molti conservati nei migliori musei di tutto il mondo. Quindi, come si vede, parliamo non soltanto di un settore economicamente importante, ma parliamo di un settore che è l'immagine della nostra arte. Ovviamente c'è bisogno che anche nello specifico lo Stato dia una mano agli imprenditori, perché poi, tra le altre cose, oggi purtroppo il mercato ci dice che l'oro costa ad un prezzo altissimo, ha raggiunto addirittura i 47 euro al grammo, quindi praticamente ovviamente più sale il costo dell'oro, minori sono le potenzialità di acquisto. Per cui c'è bisogno soprattutto che lo Stato dia una mano agli orafi nel cambio generazionale, quindi praticamente parliamo sempre del fatto che l'ingresso degli apprendisti a bottega è una cosa difficilissima, perché l'apprendista costa molto, quindi c'è bisogno che lo Stato intervenga in questo senso, c'è bisogno di una mano sull'internazionalizzazione, perché naturalmente gli orafi hanno le potenzialità per esportare in tutto il mondo, non sempre sono organizzati, non sempre hanno i soldi necessari per farlo.